Radio Amore presenta Punto d'incontro, programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Questo è Punto d'incontro con Ubaldo Scarantino. Oggi ospite in studio abbiamo Santo Trovato. O Santo Trovato? Come ti devo chiamare? Con la Ciò. Con la Ciò. Allora, Santo ha organizzato una marcia per l'indipendenza della Sicilia. Di cosa si tratta, Santo? Allora, innanzitutto vorrei precisare che non l'ho organizzata io da solo, ma siamo, cioè questa marcia per l'indipendenza per la Sicilia la stiamo organizzando i siciliani. Si tratta di una marcia per l'indipendenza della Sicilia, perché la Sicilia da 70 anni, quantomeno, cioè da 150 anni, ma andiamo dalla nascita quantomeno della Repubblica Italiana, è sfruttata. Le sue risorse sono deprivate dallo Stato italiano, noi siamo diventati gli accattoni d'Europa, tra le altre cose, oggi come oggi, che è tutta l'Italia in crisi, la Sicilia che è l'ultima ruota del carro, diciamo la sua economia sta affondando, basta guardarci in giro, basta andare nelle strade delle nostre città e vedere che c'è una bottega è aperta e un'altra chiusa. Cioè, posti, centri storici dove prima per prendere una bottega dovevi pagare un fiore di milioni di fuoriuscite, adesso una porta sì, una porta no, c'è affitta. Sì. Questo non si dice, ma la Sicilia, diciamo, è sul bordo del baratro. Quindi per noi l'unica nostra alternativa è l'indipendenza dell'isola. Basti pensare che lo Stato italiano lucra dalla Sicilia la bellezza di circa 120 miliardi di euro all'anno e la nostra regione è in crisi. Dico, c'è perché l'indipendenza? Quali sono le ragioni dell'indipendenza? Vuoi dire, c'è un retaggio storico in tutto ciò, no? Ma il retaggio storico è perché i siciliani da sempre, almeno da tre secoli, diciamo, aspirano all'indipendenza e o all'autonomia. Cioè, lo statuto d'autonomia che abbiamo avuto nel 1946 non è un incidente della storia, è un qualche cosa che viene dal passato, viene dalla Costituzione siciliana del 1812, poi dalla Costituzione siciliana del 1848, per arrivare allo statuto siciliano. La Sicilia è stata la bellezza di 700 anni indipendente. Dalla guerra dell'Expo fino alla guerra napoleonica fino al 1812. Quindi dal 1200 fino al 1812 la Sicilia è stata indipendente ed era una delle economie più forti di quella che oggi è l'Europa. Noi praticamente ci siamo impoveriti da quando siamo uniti con l'Italia. Da quando ci hanno conquistato sostanzialmente, no? Perché è stata una guerra di... Tra l'altro una conquista che è costata la carne e sangue, cioè non è stata una conquista indolore, è stata un'annessione della Sicilia, anche del Regno delle Due Sicilie, un'annessione dove ci sono state milioni di morti. Si parla di circa un milione di morti certi, a cui andiamo ad aggiungere poi i milioni di emigrati, perché la Sicilia, non, così come il resto del meridione, non conosceva il fenomeno dell'immigrazione. Guarda, in questo momento sono 5 milioni circa di residenti di siciliani residenti in Sicilia, ce n'è altre 10 milioni sparse ai quattro angoli della terra, quindi questo qua ci fa capire quello che è avvenuto alla fine del 1800, all'inizio del 900, che è stata proprio una diaspora dei siciliani per il mondo. Prima dell'unità d'Italia il fenomeno era all'inverso, cioè venivano qua gli immigrati a lavorare in Sicilia,
Assolutamente, noi facciamo caso, per esempio ci sono alcune commedie in siciliano, mi riferisco a Martoglio, Pirandello, eccetera, eccetera, dove si vede che tutte le cameriere che c'erano tra i nobili qua siciliani erano tutti veneti oppure ligure le donne, no? Sì. Mentre adesso quindi i veneti e ligure erano quelli che emigravano in Sicilia. E qua la parola emigrazione manco era scritta nel vocabolario. Ma lasciando stare per un attimo quello che avvenne 150 anni fa, sì, per non parlare sempre del passato remoto. No, è giusto anche ricordarlo, perché non tutti conoscono la nostra storia. Ma noi oggi l'indipendenza, diciamo, sì, non è che la vogliamo perché, questo vorrei spiegare, perché 150 anni fa siamo stati invasi, siamo stati annessi all'Italia con, innanzitutto scusate perché sono raffreddatissimo, quindi probabilmente la mia voce sarà un po' più... Al di là del fatto storico, dove parliamo di milioni di morte, donne stuprate, vecchi e bambini uccisi, ci sono anche delle ragioni, dei vantaggi economici, dei vantaggi... Certo. Noi abbiamo la Carta Costituzionale Siciliana, e cioè sì, lo Statuto Siciliano, che nel 1946... è stata inserita nella Carta Costituzionale Italiana. Questa autonomia funzionò fino al 1957, finché è rimasta in vita l'Alta Corte per la Sicilia. Praticamente l'Alta Corte per la Sicilia era un organo giuridico paritetico, perché c'erano due giudici eletti dall'Assemblea regionale siciliana, due giudici del governo siciliano, quindi paritetico, e che serviva per dirimere le controversie che ci potevano essere a livello costituzionale tra lo Stato italiano e la regione siciliana. Nel 1957 l'organo, io lo chiamo organo politico, denominato Corte Costituzionale Italiana, praticamente con una sentenza vergognosa non ha potuto cancellarla, perché una legge costituzionale l'Alta Corte per la Sicilia, sì, ma praticamente l'ha resa inattiva, e oggi noi ci troviamo che la Corte Costituzionale Italiana l'organo a cui ci dobbiamo rivolgere per le leggi che toccano con lo Statuto siciliano, con il risultato che per il 99% delle volte la Corte Costituzionale Italiana dà torto alla regione siciliana. La nonna applicazione dello Statuto dell'autonomia comporta il fatto che praticamente tutte le risorse della Sicilia vanno a finire nelle casse dello Stato italiano. La Sicilia dovrebbe essere una terra ricca perché è piena di risorse, ma noi siamo diventati praticamente gli accattoni d'Europa. E non solo, anche ci hanno utilizzati negli ultimi anni come discarica di rifiuti tossici e pericolosi. Sì, questo qua diciamo, è un fenomeno che adesso è tutto il sud d'Italia, dalla Campania fino alla Sicilia. Anzi, la Sicilia ancora gli scandali non sono scoppiati, però quanto prima ci sono delle ex miniere. Per sì, noi abbiamo fatto diverse trasmissioni al riguardo sulla miniera Bosco, su Pasquasia, insomma. Pasquasia, dove sì, ci sono appunto seppelliti il materiale radioattivo e quant'altro. Ma a parte questi qua, noi abbiamo per esempio Priolo, Gela, che sono due territori oramai altamente inquinati, dove non si parla di fare bonifiche, dove non ci sono, cioè in due territori altamente inquinati, dove ci sono continuamente casi di tumore, leucemia, eccetera, eccetera, non ci sono ospedali, non ci sono, per esempio a Priolo la nostra volta sono andato, sono rimasto disgustato, c'è semplicemente una postazione medica, così con l'ambulanza, cioè non c'è un ospedale, non c'è niente. Dico, terra di conquista, proprio stamattina c'era una manifestazione di fronte alla prefettura di Caltanissetta del movimento No Muos. Anche questa qua, questa è stata proprio una... ci fa capire veramente come siamo colonizzati e dallo Stato italiano che ci ha venduto, tra l'altro, con una potenza straniera che sono gli Stati Uniti d'America.
Quindi anche questa qua è una cosa vergognosa. Tra l'altro, in Sicilia, con il Trattato di Parigi del 1947, sì, il Trattato di Pace di Parigi, dovrei trovare qualcosa, addirittura sarebbe vietato in Sicilia e anche in Sardegna l'installazione di nuove presidi militari rispetto a quelli che c'erano alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa, la Sicilia è diventata praticamente invece una base missilistica americana, e quindi anche questo qua c'è in spregio ai trattati internazionali e in spregio a qualsiasi altra cosa. Insomma, noi siamo praticamente colonizzati, ma qua il nostro problema è, guarda, solo nella provincia di Catania ho questo dato perché sono catanese, sì, nel 2013 sono partite la bellezza di 12.000 giovani, quindi, che emigrano in altri paesi, e la cosa più grave è che questi 12.000 giovani non sono più muratori agricoltori, sono 12.000 laureati e diplomati. Cioè, noi, oltre che impoverirci economicamente, ci stiamo impoverendo anche di intelligenza, deve essere la nostra futura classe dirigente. Sì. Se ti fai il giro dei paesi, vedi tra l'altro che i paesi oramai sono diventati dei paesi fantasmi. Cioè, i paesi che una volta facevano 12.000-13.000 abitanti sono rimasti vecchi e bambini. Quindi, cosa c'è da fare allora? Perché dicevamo marcia per l'indipendenza? Perché oggi noi siamo partiti nel 2010 perché abbiamo fatto delle manifestazioni dove chiedevamo che venisse attuato lo Statuto siciliano. Però in questi 3 anni ci siamo resi conto che lo Statuto siciliano non lo attueranno mai. L'ultima vergognosa, proprio sberleffo nei confronti dei siciliani, è che avrebbero, dicono loro, varato il decreto attuativo per l'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto siciliano. Praticamente, sì, questo articolo sarebbe quello che dice che qualsiasi azienda, anche se non ha sede legale in Sicilia, per i redditi prodotti in Sicilia dovrebbe pagare le tasse nelle casse della regione siciliana. Ebbene, ci hanno liquidato con 49 milioni di euro. Mi pare che il calcolo era su un paio di miliardi, se non sbaglio. Il calcolo è qualche 7 miliardi. Ah, 7 miliardi addirittura. Ti faccio un esempio. Il Banco di Sicilia, prima che fosse stato assorbito dall'Unicredit, mi pare, no? Sì. Il Banco di Sicilia, quando aveva sede legale in Sicilia, a Palermo, versava nelle casse dello Stato della regione siciliana 300 milioni di euro. Non di lire, 300 milioni di euro. Allora, oggi il Banco di Sicilia non ha più sede legale in Sicilia, però la sua attività, i suoi sportelli sono sempre in Sicilia. Non è che si sono trasferiti gli sportelli o i punti del Banco di Sicilia, che è diventato Unicredit. Quindi, se attuassero realmente l'articolo 37, quantomeno questi 300 milioni di euro dovrebbero ritornare nelle casse della regione siciliana. Allora, com'è che hanno fatto il conto di 49 milioni di euro? È perché continua a sbeffeggiarci. Tra le altre cose, mentre la Sicilia economicamente è in ginocchio, nel 2013 il governo italiano ha accantonato la bellezza di 937 milioni di euro di tasse dei siciliani, che sono relativi all'articolo 36 dello Statuto siciliano. L'articolo 36 dello Statuto siciliano recita che chi ha sede in Sicilia, quindi persone fisiche e aziende che hanno sede in Sicilia, le tasse le devono pagare alla regione siciliana. E così è. Solo che di queste tasse pagate alla regione siciliana, 937 milioni di euro vengono accantonate dallo Stato italiano. Praticamente dicono solito, ma non te li do. E sono esattamente quel miliardo di euro che mancano alla regione siciliana. E per cui il presidente Crocetta vorrebbe fare, o sta facendo, un mutuo con una banca che pagheremo noi siciliani per i prossimi 30 anni. Nel 2014, di questo accantonamento, ce ne sarà oltre 1 miliardo di euro, cioè qua significa veramente distruggere completamente l'economia
siciliana. Significa semplicemente che ce la dobbiamo andare tutti via dalla Sicilia. Tra l'altro c'è anche il discorso delle accise petrolifere di qualche mese fa, mi pare che hanno abbassato addirittura le royalty alle compagnie petrolifere, gli hanno fatto un favore, no? Lo spendono un soldo per la bonifica ambientale invece. Io vorrei, poco fa ho sparato un numero, ho detto 120 sì. miliardi di euro ci sottrae lo Stato italiano dalla Sicilia. Quindi potrebbe sembrare che ho dato i numeri. Questi 120 miliardi di cui parlo io, cioè, si possono fare due conti facili per verificare come una Sicilia indipendente risorgerebbe veramente dalla sua cenere. Il prodotto interno lordo della Sicilia, che è dato dai gruppi economici operanti nel territorio siciliano, no? Che hanno sede, piccole e medie imprese che hanno sede nell'isola, è di 80 miliardi di euro all'anno. Questo è il prodotto interno lordo. Di contro, il prodotto esterno lordo, che sarebbe tutti quei grossi gruppi economici operanti nel campo energetico, petrolifero, chimico, bancario, assicurativo, della grande distribuzione, eccetera, che non hanno sede in Sicilia, ma che operano in Sicilia, sarà almeno il doppio del PIL sicuramente, no? Sì. Perché se il PIL, il prodotto interno lordo della Sicilia è 80 miliardi, tenendoci molto, ma molto prudente, diciamo che il prodotto esterno lordo è il doppio del PIL, quindi avremo 160 miliardi di euro. 80 miliardi e 160 saranno la bellezza di 240 miliardi di euro di prodotto in Sicilia, prodotto interno lordo più prodotto esterno lordo. La pressione fiscale italiana è del 54%, se facciamo 240 miliardi per 54%, lo Stato italiano incamera 129,87 miliardi di euro dalla Sicilia, lucre. La regione siciliana deve campare. Il costo della regione siciliana, compreso gli enti locali, i comuni, eccetera, eccetera, è di circa 18 miliardi di euro quello che spende la regione siciliana. Però i trasferimenti che gli fa lo Stato italiano sono circa 16 miliardi. Ecco perché la regione è sempre indebitata. Quindi con 130 miliardi di euro che lucra lo Stato italiano dalla Sicilia, noi ci accontentiamo per fare funzionare i comuni, la regione, eccetera, eccetera, di 18 miliardi di euro. Ma non è che dire, ma cioè, come solitamente fa il cittadino normale, cioè, a me che mi interessa 18 miliardi o 20 miliardi, no, ma non ci interessa, perché quando la regione siciliana ha un debito pubblico, acquisisce dei debiti con le banche, poi alla fine siamo noi che dobbiamo pagare, perché ci aumenta l'IRPEF, ci aumenta tutte queste belle cose, non solo, ma noi andiamo in collera una stagione di licenziamenti, perché i soldi non ce n'è più, e allora i 30.000 forestali, i PIP, i PAP e compagnie bella, cioè qua ci saranno migliaia, decine di migliaia di famiglie che ci faranno in mezzo alla strada. Decine di migliaia di famiglie che rimangono in mezzo alla strada, significa che l'economia non gira più, perché saranno decine di migliaia di famiglie che non si comprano più le scarpe, non si comprano più la camicia, non si comprano più il pane, e chiudono tutte le attività, chi vende la camicia, chi vende le scarpe, quindi è tutto un giro, giusto? Quindi non significa che dice, vabbè, siccome io tanto non sono forestale, che me ne frega. Bene, frega sì, perché sono soldi che non girano all'interno della Sicilia. Allora, quindi ecco perché sì. Noi chiediamo l'indipendenza, perché noi in Sicilia, quindi con 160 miliardi di euro, avremmo tra l'altro la possibilità, a noi come Sicilia è stato indipendente, non abbiamo bisogno di una pressione fiscale del 54%, avremmo bisogno di una pressione fiscale molto più bassa, con tutti i vantaggi che ciò comporterebbe. Ti faccio un esempio. Ho detto che l'introito dello Stato italiano, lo Stato italiano lucra dalla Sicilia la bellezza di 130 miliardi di euro. Ma se noi, perché è una pressione fiscale del 54%, se la Sicilia applicasse una pressione fiscale massima del 25%, su 240 miliardi di euro, incamererebbe 60 miliardi di euro.
Allora, la regione siciliana oggi costa 18 miliardi, la facciamo diventare un costo di 30 miliardi, assorbendo alcuni costi che attualmente sono a carico dello Stato italiano, quale per esempio, che so che ti posso dire, i professori, le pensioni, la polizia, no, le pensioni no, perché le pensioni non è che se io ho acquisito una pensione è perché ho pagato il mio contributo allo Stato italiano, una volta che la Sicilia indipendente non me le dà più. Cioè, se io vado a lavorare in Germania e ho pagato i miei contributi in Germania, non è che me ne ritorno in Italia e la Germania non mi paga la pensione. Cioè, questa poteva essere una preoccupazione. La Germania paga la pensione, no? Sì. Giusto? E anche questo qua con lo Stato italiano. Cioè, se io ho versato nelle casse dell'Indes, ICS, e ho maturato i 40 anni, quelli che sono per la pensione, mi devono continuare a pagare la pensione, indipendentemente dal fatto che la Sicilia è indipendente o non è indipendente. Ma io stavo dicendo, quindi, con la pressione fiscale del 25%, noi introiteremo 60 miliardi di euro. Quindi, il costo della regione siciliana sarebbe, ripeto, ingamerando questi costi che attualmente spende lo Stato italiano, che sono circa 12 miliardi, costerebbe 30 miliardi di euro. Ci rimangono ancora 30 miliardi di euro che con questi si potrebbe ricostruire la Sicilia dalla miseria lasciata dallo Stato italiano. Inoltre il debito pubblico siciliano, che è di circa della regione siciliana 8 miliardi, verrebbe facilmente azzerato. E con una pressione fiscale del 25% la Sicilia diverrebbe appetibile per le delocalizzazioni. Investimenti esteri. Ciò porterebbe ad un aumento esponenziale ancora del prodotto interno lordo e del PIL, perché tu immagini con una pressione fiscale del 25% del 54, quante aziende che oggi operano in Italia, anziché andare a delocalizzare in Paupasia, sicuramente andrebbero a delocalizzare in Sicilia. Giusto? Quindi aumenterebbe sia il prodotto interno lordo che il prodotto esterno lordo, con conseguentemente un maggiore entrata per le casse statali siciliane. Cioè noi, anziché essere, noi oggi siamo gli accattori d'Europa, perché siamo quotidianamente derubati e rapinati. Se non lo fossimo, la Sicilia diventerebbe una delle maggiori, forse la maggiore economia d'Europa. Questo è il problema. Perché questa marcia? Allora, se noi vogliamo continuare a fare gli accattori d'Europa, rimaniamo legati all'Italia. Ma ripeto, non è una questione di sentimenti malevoli, eccetera, eccetera, è una questione, cioè, se io... Di convenienza economica e anche politica. Io e tu facciamo una società, che SRL, no? Sì. No, un po' di anni io mi accorgo che tu ti compri la macchina fuori sede, ti compri la villa, ti compri palazzi, e io rimango nella miseria. Allora, io posso dire, ma siccome Scarantino è più bravo di me, è più simpatico, sa parlare meglio con i clienti, vabbè, si merita qualche cosa in più. Ma non è possibile che io faccia la fame e lui vive nell'oro. Giusto, perché questo è il rapporto tra Italia e Sicilia, sostanzialmente. È uscito tutto il mondo. Noi avevamo un'Italia del nord, la Lombardia, che era la regione più ricca d'Europa, e avevamo la Sicilia, che era la regione più povera d'Europa. Allora io dico, scusa, a un certo punto noi dico, senti, tu sei bravo, bello e simpatico, però non ti sediare, se io devo fare la fame, faccio la fame da solo. Non occorre che faccio sì, ma questo dobbiamo spiegarlo non per un discorso di in avia nostra, ma per un discorso di politiche economiche dei vari governi italiani che si sono succeduti dall'unità ad oggi, che hanno fatto in modo. Adesso l'ultima è che l'Italia ha fatto degli investimenti in Egitto, quindi degli investimenti con per importare i prodotti agricoli egiziani del continente europeo. Sì. Cioè l'Italia spende soldi e risorse per far entrare nel continente europeo, in tutta l'Europa, i prodotti agricoli egiziani. E allora dico, scusa, ma l'economia egiziana che differenza fa con l'agricoltura egiziana rispetto a quella siciliana? C'è molta differenza, abbiamo gli stessi prodotti, non è che noi siamo in Svezia
e piantiamo, adesso non so cosa si fa, e in Egitto si piantano le arance. Le arance abbiamo in Sicilia, le arance hanno in Egitto. E allora lo Stato italiano, governo italiano, perché fai investimenti in Egitto per far penetrare l'economia e l'agricoltura egiziana nel continente europeo? Cioè tu hai un nostro concorrente della Sicilia e del sud Italia, gli dai la mano per continuare ad ammazzare la nostra agricoltura. Queste sono le politiche che ha fatto l'Italia. Ma il motivo c'è per cui stanno facendo questi investimenti, perché poi in Egitto andranno a vendere attrezzature per l'agricoltura, che guarda caso queste attrezzature vengono prodotte a nord Italia. È stato sempre così. Quindi è stato sempre così. Noi perché dobbiamo continuare a farci prendere? Noi siamo sacrificati sull'altare del nord, è questo che è sempre successo, delle ricche regioni come la Lombardia. Sì. Noi da soli stiamo benissimo. Questa che dovrebbe essere la Sicilia, la California d'Europa, perché abbiamo per 9 mesi all'anno il sole, noi qua abbiamo il 70%, la bellezza del 70% del patrimonio archeologico dell'intera Italia, noi qua abbiamo come patrimonio archeologico la Valle dei Templi, in Grecia stesso se la sognano. Sì. Allora noi potremmo sfruttare oltre che l'agricoltura, il turismo, potremmo sfruttare le risorse energetiche di cui la Sicilia è veramente pregna, perché abbiamo il petrolio, cioè noi dal sottosuolo siciliano, che dovrebbe essere, come dice ad esempio lo statuto siciliano, il petrolio estratto dal sottosuolo siciliano dovrebbe essere della regione siciliana. Noi estraiamo dal sottosuolo siciliano la bellezza del 20% del fabbisogno nazionale italiano, poi viene portato dai paesi arabi un altro 40% del fabbisogno nazionale italiano e raffiniamo quel 20% più quel 40%, la bellezza del 60% del fabbisogno nazionale italiano. Vai tu, fai la prova, vai alla pompa di benzina davanti allo stabilimento Eni di Priolo, dove raffinano la benzina, sì, e la pompa è 10 centesimi in più di una pompa di benzina di Milano. Ma è mai possibile una roba del genere? Questa benzina raffinata a Priolo per andare in Lombardia subisce un costo di trasporto o no? Sì. E andando da là la pagano di meno, cioè com'è possibile? Noi manco ci riconoscono il costo del trasporto, vedi quando siamo sciamoniti. Dico, cioè, siamo proprio un popolo di sciamoniti, cioè questo altro che mafia. Anche l'acqua da noi. A sera ci avevamo fatto meno costo all'Italia. Che siccome siamo un popolo invece migliore, che no, mafia insomma è stata sempre al soldo dei poteri forti, i massoni che hanno fatto l'Italia nel 61, insomma, 1800. Siamo un popolo migliore, tu vai a vedere adesso la cosa sta succedendo in Ucraina o cosa succedeva nel Montenegro, là sono le popoli più dure. Cioè, nel senso, quando c'è una cosa che dice, ma tu mi stai contento, aspetta che hai fatto la rivoluzione, cosa? Noi siamo un popolo umile, ci accontentiamo. E fino a ieri arrivavamo con le briciole dall'Italia, dal nord, e con quelle briciole ci accontentavamo. Ma oggi come oggi, queste briciole giovano all'Italia, non abbiamo più manco queste briciole. Parlavamo prima di sottosuolo, volevo solo ricordare anche il discorso dell'acqua, che le multinazionali vengono a estrarre dal nostro sottosuolo pagando anche loro dei canoni annui miseri. C'è il caso famoso di Santo Stefano, dove si tira l'acqua a Santa Rosalia, che la rivendono agli agrigentini sostanzialmente, e questi pagano circa 20.000 euro l'anno di canone per tirare fuori 350 milioni di litri d'acqua all'anno. La faccio riempire le giare dalle autobotte, sì, pagando l'acqua fior di quattrine. Un'altra cosa, molti non capiscono l'indipendenza, nel senso che non vedono come poi si possono andare a rinegoziare i vari trattati. Quindi, cioè, come ci poniamo con l'Europa, con l'euro, con le basi militari americane? C'è tutto un discorso anche politico di un certo tipo. Si rinegozia, sì.
per i negozi è tutto. Dove ci conviene lasciamo i trattati che ci sono, dove non ci conviene non li lasciamo. Le basi americane li buttiamo fuori, come si fa? Cioè, non è... ci scatenano una guerra. Ma scusa, io non è che posso dire, io posso dire la mia idea, li buttiamo fuori o non li buttiamo fuori, posso dire la mia idea, ma poi con una decisione indipendente si andrà a rinegoziare la situazione. La cosa è certa, per esempio parlando del MOS di Miscele, che se deve rimanere il MOS non può essere trattato come è stato trattato, cioè noi ancora oggi non sappiamo se questo MOS fa bene o fa male. Se è vero che non fa niente o se invece è vero che fa male, in quanto quando sono state fatte le misurazioni dell'acqua, quelli non avevano manco gli strumenti per misurare le onde elettromagnetiche, si sono fidate da quello che gli ha detto gli americani. L'Istituto Superiore della Sanità ha detto che non fanno male, però poi dopo ha detto ma però potrebbero fare male. Sì, dubitativa è stata la... Poi li metteranno a queste centraline per misurare le onde elettromagnetiche, chi lo sa? Allora, una cosa è certa, che poiché ci rappresenteremo da soli, sicuramente ci rappresenteremo meglio di come ci stanno loro rappresentando adesso, perché non ci stanno rappresentando. Ma se dico io, se fino da 150 anni a questa parte ci hanno rappresentato male, evidentemente continueranno su questa scia. 150 anni a questa parte non ci hanno rappresentato, questo è il discorso. Allora, una Sicilia indipendente, quantomeno ci rappresentiamo da soli. Cioè, io perché mi devo fare rappresentare da te? Se devo mi devo rappresentare, vado e mi rappresento. Qual è il motivo che devo delegare a te per farmi rappresentare, che poi tu non mi rappresenti? Comunque il problema è molto, molto complesso, proprio per quanto riguarda tutti gli altri accordi. E come fanno? Guarda, io ti dico una cosa. Sì. Negli anni 70, qua a Catania c'è un mercato all'aperto che si chiama la Fiera di Catania, dove si vende di tutto, dal pesce all'abbigliamento alle scarpe con le bancarelle, no? Sì. E qua, in quel periodo là, che era l'era Bitt, no? Arrivavano balle di roba americana, quindi camici colorate, tutte queste roba qua. E io ero un ragazzo, quindi fino agli anni 60, anni 70, e andavo alla fiera per seccare i jeans e le camicie colorate. Allora, la fiera di Catania era frequentatissima, dalle donne che venivano da Malta, poverine, erano i capelli arruffati, le scarpe scarcagnate, vestite male, e compravano tutto ciò che noi catanesi non avremmo mai comprato. Malta circa 25 anni fa è riuscita a rendersi Repubblica Indipendente. Vai tu oggi a Malta, vai a Malta, vedi cosa c'è a Malta. Adesso c'è un po' di crisi perché hanno basato tutta la loro economia in massima parte sul turismo, però stanno bene, meglio che noi siciliani. Non solo, ora prima hanno basato sul turismo, adesso si stanno veramente riprendendo perché avendo appunto loro una pressione fiscale che mi pare che è del 23%, è diventato un posto dove vanno a delocalizzare non per la produzione ma come sede fiscale molte industrie europee, no? Che pagano meno tasse, e quindi si stanno riprendendo nuovamente visto che c'è un po' di crisi a livello turistico, e però loro da quando non ci sono più legati a mare e piede all'Inghilterra si sono risollevati. Ma la cosa più importante da dire è che i maltesi sono siciliani. Malta è stata legata alla Sicilia 800 anni, quando la Sicilia è stata 800 anni indipendente, e Malta era siciliana, quindi tutti i maltesi sono siciliani, eppure riescono, no? Pronto? Sì, sì, sto seguendo il tuo discorso. Quindi, poi quando dicono oramai in un'economia globalizzata i piccoli stati non hanno possibilità, sono tutte fesserie, perché se tu vai a vedere la cartina geografica europea, vai a vedere che ci sono almeno 4-5 stati europei, Olanda, Danimarca, eccetera, eccetera, che sono per estensione geografica e per numero di abitanti più piccole della Sicilia.
e sono quei paesi che stanno soffrendo meno la crisi economica. Tra l'altro questi paesi, nel cuore dell'Europa, non hanno le risorse che ha la Sicilia. Cosa c'hanno? Agricoltura, c'hanno corso vecchi, petrolio non ne hanno, turismo, non hanno quella ricchezza che abbiamo noi. Cioè noi qua veramente la Sicilia dovrebbe essere la California d'Europa. Noi avremmo la possibilità di fare un turismo, diciamo, d'elite culturale e un turismo di massa per il sole, il mare. Se tu pensi per esempio che la zona di Catania, io proprio ieri, sì, la mattina sono andato sull'Etna, io non so sciare ma c'era chi sciava, e il pomeriggio sono andato al mare, mi sono fatto il bagno. Non ci manca niente. Ma dove la trovi tu un posto in Europa come la Sicilia per il turismo? Eppure qua si investe pochissimo in infrastrutture, manca anche i collegamenti, cioè, siamo carenti. Catania Palermo, 180 km di autostrada devo impiegare 2 ore e mezza, ma che qua stiamo scherzando con la macchina, rischiando la vita, perché non so se tu l'hai fatto mai, devi andare a volantire quella autostrada. Se ti prendi il treno ci vogliono 5 ore. Allora, se questo è il modo di tenere una regione, allora io dico, ma più che morire, perché stiamo morendo, ripeto, 12.000 sono partiti dalla sola provincia di Catania l'anno scorso, quindi io immagino per tutta la Sicilia sono partiti almeno 100.000 ragazzi. Quest'anno ne partiranno ancora di più. La disoccupazione, quando dicono che in Italia la disoccupazione è del 30%, vuol dire che in Sicilia è del 60%. Ci saranno licenziamenti, perché i soldi stanno finendo, non so dove, anche se fanno quest'anno questo mutuo di 1 miliardo di euro, l'anno prossimo non so dove prenderanno i soldi, e quindi tutta questa gente andrà a spasso. Allora, siamo quasi in chiusura. Santo, un'ultima cosa che mi stava a cuore, ti volevo chiedere. Il discorso organizzativo, cioè, in Sicilia ci sono una miriade di piccoli e piccolissimi movimenti indipendentisti. Te l'ho già detto io precedentemente. Che si può fare per riunire tutti questi piccoli corpuscoli e fare un movimento unico, insomma, che dia anche risalto e forza all'idea indipendentista? Allora, innanzitutto questa marcia nasce proprio per questo motivo, cioè se a Palermo giorno 30 di marzo ci saremmo 1.000, 1.500 persone, allora abbiamo la possibilità di partire da quel punto per poter costruire qualcosa. Costruire qualcosa significa organizzarci, ma per adesso non tanto per fare un unico movimento, per fare delle azioni comuni, no? Cioè, io negli anni passati sono stato a ridosso sempre di elezione, sono stato sempre invitato in riunione. Siccome fra un mese si va a votare, allora uniamoci, andiamo a formare la lista elettorale. Non funziona così, perché poi c'è sempre quello che vuole avere di più, giusto? E poi non ci conosciamo, che cosa ci dobbiamo unire? Se viceversa si fanno per l'estero comune, allora la marcia. Poi per esempio io, in attesa della marcia, sto facendo dei presepi a Catania, a Vittoria, in altre poste, ma non con persone che fanno parte del mio movimento, anche di altri movimenti, no? Siamo assieme, là facciamo un casino, collaboriamo a Compagnia Bella. E allora così nasce una collaborazione, una conoscenza, perché fino a questo momento sì, sappiamo che gli indipendentisti in Sicilia probabilmente saremmo convinti circa 10.000 persone, però non ci conosciamo, o anche se ci conosciamo sappiamo chi siamo, però non ci frequentiamo, non dialoghiamo. Allora questo è un motivo per cominciare a dialogare, ma non tanto per unire, a mio giudizio, i movimenti indipendentisti siciliani, perché se non si sono uniti in 70 anni non si uniranno mai. Qua noi dobbiamo unire le persone, gli indipendentisti. Poi una volta unite le persone, saranno loro le persone a dire: nasce l'esigenza di fare un movimento, un partito. Ma se io col mio, perché io rappresento un movimento politico, si chiama Siciliano Movimento, se io mi presento e dico: io sono Siciliano Movimento, venite tutti da me,
non viene nessuno. No, no, dovrebbe proprio costituirsi un nuovo contenitore dove andare a confluire tutti. Questo è il, sarebbe, a mio parere, una soluzione. Comunque, sì, questo qua, però ci sono le resistenze per fare questo qua, perché io che ho un movimento, un partito, giusto? Dico, ma formiamo un nuovo partito, e perché non viene tutto in via? Allora, invece io la cosa la voglio affrontare in un altro modo. Dico, anziché unire i movimenti, uniamo gli indipendentisti, esatto. E poi una volta gli indipendentisti si sono uniti, appunto facendo delle azioni comuni. Un coordinamento tra tutti i movimenti, sostanzialmente. Bravo. Un coordinamento che senza creare per adesso alcun soggetto politico. Sì, sì. Questo coordinamento poi ci saranno tutte queste persone che diranno, se lo vorranno, lo fondiamo un nuovo partito, cioè non può partire la cosa da me o da te, deve partire dalla base. Allora Santo, siamo veramente in chiusura. Quindi ricordiamo la marcia per l'indipendenza dei siciliani. La marcia per l'indipendenza, sì, della Sicilia, che verrà il 30 di marzo a Palermo alle ore 15:30 per dare la, sì, possibilità a tutte le persone dell'isola di raggiungere Palermo. Dove ci incontriamo? Ci incontriamo, aspetta che potete vedere. Piazza Politeama? Perché io essendo catanese ci incontriamo. Ah, porca miseria. Piazza Politeama o no? No. A Piazza Politeama è dove finisce il corteo. Ah, quindi inizio corteo invece da? Inizio corteo, aspetta, vediamo se qua lo leggo. Ecco qua. Ah. Da Piazza Vittorio Veneto, statua, a Piazza Castelnuovo Politeama. Quindi da Piazza Vittorio Veneto. Sì. Va bene. E viene fatto il 30 marzo 2014, perché il 30 marzo del 1282 ci fu la rivoluzione del destro, quando, quindi una data simbolica, quando gli Angioini, quindi la mala signoria in Sicilia, fu scacciata dall'isola. Ok, siamo allora in chiusura, ringraziamo Santo Trovato. Ricordiamo di nuovo Marcia per l'Indipendenza 30 marzo a Palermo. Ringrazio i nostri radioascoltatori e rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo. Grazie Santo. Grazie a voi. Radio Amore ha presentato Punto d'Incontro, programma di informazione politica, sociale e culturale. Ha condotto in studio Ubaldo Scarantino.